Buongiorno ragazzi, benvenuti in un mio nuovo video. Questa volta sarà un video abbastanza breve dove parlerò dello squat. Ok, quindi vi invito ad iscrivervi al mio canale, che vedete, iscriviti. Sono contento perché ho raggiunto i 350 iscritti, spero che continuino ad aumentare. Allora, oggi parliamo di squat. Ok. Allora, lo squat è sempre stato uno degli esercizi più difficoltosi per me, perché sono sfigato come struttura, nel senso che le mie leve sono sfavorevoli per lo squat. Non a caso, secondo me, i migliori atleti, le migliori prestazioni fatte nello squat vengono fatte da soggetti brevilinei. E anche nello stacco aggiungo, o comunque normolinea, cioè con degli arti normali. Normali intendo un'altezza dagli 1,70 a 1,80, ecco. Io sono alto 1,88 e sono sempre stato sfavorito nello squat, nello stacco. Qui apro una parentesi. Molte volte si dice che non c'entrano le leve, che c'entra il peso corporeo, eccetera. Per me sono tutte minchiate, lo ripeto, lo ribadisco, perché forse chi è alto come me capisce benissimo quello che voglio dire. Uno squat fatto da una persona che ha 2 metri di femori è totalmente diverso, assolutamente, perché avete un ROM che è 3 volte tanto rispetto a un nano di 1,60 m. Il movimento diventa difficile, cioè sentite proprio che durante il movimento non vi viene fluido, non vi viene naturale. Ad esempio, io sono favorito nella spinta sulla panca piana nel military, cioè io riesco a parlare con 150 kg di panca piana, nel senso mi rilasso anche di testa. Quando invece devo fare uno squat anche con 150 kg, io già il giorno dopo ho l'ansia, ma non per la fatica, per il gesto che non mi viene fluido, nonostante abbia lavorato anni sulla tecnica, nonostante abbia provato tutti i metodi di miglioramento tecnico e abbia lavorato molto sulla flessibilità e sulla mobilità del corpo. È un movimento che non è adatto alle mie leve. Che io pesi 150 kg o ne pesi 80, ho le leve che sono sfavorevoli, punto. Quindi non è un discorso di peso. Sti pago e lifter sono fissati con il peso, non c'entra un cazzo. Il peso si sì, aiuta. Quando io peso 20 kg in più faccio ovviamente meno fatica, ma non è che con 20 kg in più di peso aumento 100 kg di squat, ne aumento 5, 10, perché ciò che lo rende difficile è la mia struttura. Femori lunghi, gambe lunghe, un macello. E lo stacco la stessa cosa, talmente i femori lunghi che quando vado ad inclinarmi in avanti per prendere il bilanciere, ho le ginocchia che sono da intralcio, avete capito? Se le gambe sono più corte e non avete le ginocchia lunghe che sporgono 1 metro davanti, quindi vi dovete inclinare in meno, cari powerlifter ingegneri, giusto? Cioè, se le gambe sono più lunghe, avete comunque l'impedimento in flessione delle ginocchia che vi porteranno a farvi inclinare molto in avanti con la schiena per superare la linea delle ginocchia, e questo comporta un sfracellamento di coglioni per fare lo stacco. E lo squat non è poi tanto diverso, perché gambe lunghe significa avere anche problemi alle ginocchia, per natura è così. Quindi i miei 200 di squat valgono come un 250 per una persona normale. Questa è una parentesi che chiudo. Oltretutto, lo squat si può fare in diverse maniere. C'è chi lo fa parallelo, la maggior parte delle persone lo fa sopra il parallelo, quindi esegue mezzi squat. Io invece cerco di scendere culo a terra, nonostante la mia struttura me lo impedisca, nonostante abbia 2 erne discali.
sono un testa dura, ho lavorato moltissimo sulla flessibilità, quindi vi esorto a fare lo squat culatera. Per farlo dovete lavorare molto sullo stretching, la mobilità. Quello che io vi consiglio è lo yoga. Lo yoga aiuta moltissimo a elasticizzare le strutture tendine, i muscoli. E ci sono proprio delle asana, chiamate asana, sono delle posizioni di yoga, dette asana, specifiche per migliorare la flessibilità e il raggio di movimento nello squat. Vedi tutte quelle posizioni asana che coinvolgono le anche, che coinvolgono la bassa schiena, che coinvolgono le torsioni anche del busto. Perché comunque anche le torsioni laterali aiutano nello squat e nello stacco, nell'allungamento dei glutei, dei femorali, dei polpacci. Insomma, lo yoga è completo e aggiungo anche, apporta il beneficio di scaricare il cortisolo, quindi di ridurre lo stress, aiuta moltissimo, quindi ve lo consiglio. E io ho letto molti manuali, molti libri sullo yoga, ho applicato molto. Continuo ad applicare, ad imparare e arrivo dunque. Mi ha aiutato a migliorare lo squat. Tant'è che ieri ho fatto il mio record con 2 erni di scali dopo 2 anni. Ok, ho avuto 2 erni l'anno scorso. Ho fatto il mio record nonostante io abbia 2 ernie. Prima non ce le avevo, o forse ce le avevo e non erano uscite. Erano ancora allo stato, diciamo, primario, perché l'ernia non è che ha un decorso, quindi si chiama protrusione quando il disco comincia ad uscire, poi ci sono protrusioni più o meno gravi e alla fine l'ernia quando il disco esce, punto stop. Magari prima era protrusione, magari ce l'avevo e non lo sapevo. Fatto sta che la risonanza mi ha poi ho capito con la risonanza che avevo queste 2 ernie, ma non ho assolutamente mollato, ho dovuto ridurre i carichi. Mi ricordo benissimo che quando facevo lo squat e lo stacco con 190 kg, con le ernie, quindi anche da scemo, però le confondevo con una contrattura. Ed ho dovuto, per forza di cose, dopo visto l'esito della risonanza magnetica, dovuto mollare la presa, ridurre i carichi, quindi una bella botta a Lego, e li ho dovuti ricostruire. Ma la mia e peraltro aggiungo una cosa, che le ernie discali che io ho, che sono sulla zona lombo-sacrale, quindi le ultime vertebre sotto, hanno anche ridotto la mia forza nella parte superiore. Perché comunque sia, se la bassa schiena ha delle complicanze, ne risente anche la parte superiore. Viceversa, se avete le complicanze nella zona cervicale, ne risente la parte sotto, perché il corpo è tutto un insieme di strutture che lavora all'unisono e anche di energia, aggiungo. Perché? Lungo la spina dorsale, queste sono comunque teorie vere, però più nel mondo orientale, quindi anche lo yoga insegna che lungo la spina dorsale scorre l'energia, ok? Quindi dal basso verso l'alto. Se ci sono problemi alla spina dorsale, l'energia non scorre bene verso l'alto, quindi secondo me questo ha anche bloccato, ha fatto regredire di molto la mia prestazione sulla panca piana, sul military press, motivo per cui io non ho più quei 185 kg di panca piana, ne avrò adesso a 170, 170 secondo me ce li ho, comunque ho 10 kg secchi in meno su panca piana che io ho perso dopo le ernie, quindi questo mi ha fatto capire, e qui apro un'altra parentesi, ogni male non viene per nuocere, quindi apprezzo e ringrazio l'universo per come mi è andata, perché ho preso nuove cose sul mio corpo e anche magari alle persone. Riesco anche a dar dei consigli in caso di ernie. E il primo consiglio è quello di non mollare mai, ma di fare le cose con cognizione di causa. Perché
come ho fatto io, e i record si possono superare, bisogna lavorarci. Anzi, la fortuna è che quando hai un infortunio ti alleni meglio, perché devi assolutamente allenarti meglio, perché non hai alternative, non puoi più sgarrare. Ecco, io mi sono sempre allenato bene, però ho fatto delle cazzate, ho sovraccaricato. Ho perseverato quando dovevo fermarmi, perché non è neanche la cattiva tecnica è stata la causa del problema, ma è l'aver perseverato quando dovevo fermarmi, quando avevo dolore. Vi ho detto, mi allenavo con i 190 kg, quindi dai e dai e dai, compressione sulle vertebre. Tra le vertebre ci sono questi dischi, dischi vertebrali, no? Che sono delle strutture morbide. Ok, che a furia di compressioni continue stavano uscendo, e io non ho fatto altro che comprimere finché è uscito il disco. Lì e poi è venuta l'ernia, dovevo fermarmi, però ormai con i se e con i ma mi faccio le seghe, quindi è andata così. E nonostante tutto ringrazio tutto quello che mi è successo, perché sono cresciuto e ho maturato, e questa è la mentalità giusta se volete eccellere in qualsiasi cosa, lavoro, palestra, eccetera. Ogni cosa non viene mai per nuocere. Bene. Detto questo, ho stabilito il mio record, non nel massimale di squat, ma con una particolare tecnica che io reputo molto utile, che è quella dei fermi sullo squat e la salita lenta. Quindi quello che ho fatto io ieri è stato un 193 kg di squat, con 2 secondi di fermo in buca sotto, 5 secondi di salita, quindi non è un peso massimale dove vado giù, boom, e salgo a manetta, ma è uno squat lento, 2 secondi di fermo, 5 di salita, quindi sono cazzi da cagare. Con 193 kg, il mio record era 188 prima delle ernie, forse anche i 190. Comunque sappiate, vista anche l'efficacia del metodo che io faccio, che è l'ABCDE, ho dato delle indicazioni sul video precedente che vi esorto a guardare. Appunto, durante la prima settimana vi farò vedere il video dei 190 fatti durante la prima settimana, molto sofferti e grindati. Ecco il video. Qui non si bara, 190 kg, 2 secondi di fermo, 5 salita, notare, non si bara, si schiaccia. E come si diceva, o se schianta o se mur. Dai. Bene, come avete visto, mi scoppiava la testa, cioè avevo gli occhi fuori dalla testa, anche perché lo squat fatto in questa maniera vi manda una pressione interna. La pressione del corpo aumenta perché deve sostenere un peso per 5 secondi, quindi volontariamente voi rallentate il movimento, non è una ripetizione esplosiva che dura pochi secondi, ma è una ripetizione che voi rallentate volutamente, e vi assicuro che 5 secondi in salita con 190 kg sono impegnativi, perché ti viene da accelerare, hai paura di rimanere schiacciato, ti viene ansia prima, ma d'altronde è il bello della nostra disciplina, è questa adrenalina, il sapere se si riesce a completare o no l'alzata, ed è questo il motivo che mi tiene vivo e mi aiuta a superare, nonostante i miei 40 anni, i miei prossimi 40 anni, a superare me stesso e i miei record, perché io non riuscirei ad allenarmi se non ho un obiettivo in testa. Per me un obiettivo non è solo il fisico, ma è superare i miei record di forza. Infatti io non riesco a capire chi fa palestra così, fa del pompaggio a caso, a parte che rimarrà secco sempre, non avrà mai una struttura forte e massiccia, ok?
ma lo trovo inutile perché una persona deve avere un obiettivo in testa, è stimolante, superare un record di forza. Ti fa fare le cose fatte bene perché per superarlo devi saper allenarti, alimentarti, riposare e avere una conoscenza a 360 gradi di come funziona il corpo. Mentre quando tu pompi con i pesi basta gonfiare i muscoli, ma alla fine, primo rimani secco, secondo fai ridere perché anche se sei comunque hai un po' di fisico, sei debole e non si può. Secondo il mio parere, vedere una persona grossa, a parte che mai diventerà grossa, impressiva, senza pesoni, non si può vedere una persona comunque muscolosa e debole, fatta ridere, coi 100 di panca, coi 110. Cioè, dovete minimo per essere uomini avere un 135, secondo me, di panca. Uomini intesi come culturisti. Ok, naturali, meno un 180 di squat. Sotto siete ancora da fare, da maturare, ma se passate anni sempre con questi pesetti qua siete anche scemi, oltre che secchi, perché non avete capito niente, quindi dovete lavorare sulla forza anche. E serve metodo, serve testa, serve disciplina, serve perseveranza, serve un sangue ruspante. Che non è da tutti, è nato dal bodybuilding, non è da disciplina per tutti. Per i deboli non di sicuro, va bene? Per i deboli c'è il doping sempre, ok? Che vi può portare lì. Però, tornando a noi, al discorso dello squat, ho fatto questi 190 erano sofferti. Adesso vi faccio vedere dopo una settimana di ABCDE, 10 giorni, perché lo squat l'ho allenato, i 190 che avete visto, li ho rifatti poi dopo 11 giorni, ok? Poi vi ricordo che finite queste singole di squat ho aggiunto delle negative con 230 kg, 6 ripetizioni a scendere con due assistenti che mi davano una mano, ringrazio Thomas Crestani e Antonio Tonin, sempre fedeli, che sono venuti ieri ad aiutarmi. E mi ha dato mani negative e inoltre in questo lasso di 11 giorni, perché magari siete anche curiosi sul saper come mi alleno, ho allenato le gambe quasi tutti i giorni, quindi sono riuscito ad aumentare lo squat allenando le gambe con metodo, non sempre i quadricipiti, ma i femorali un giorno sì, un giorno no, perché è il mio punto carente e stanno molto migliorando. Li alleno sempre con 2-3 serie, cambiando sempre gli esercizi, una volta il gluteo mares, una volta il pull out, una volta gli stacchi quasi sempre, e poi anche lo stacco, farò un video sullo stacco perché sto migliorando anche quello, ed è l'esercizio che più ne ha risentito dopo le ernie, ok, lo squat meno, e niente, e adesso vi faccio vedere il mio squat fatto ieri, sono felicissimo. Poi vedete, quando superate i propri record, vi sentite bene, vi sentite, il testosterone sale a 1000 perché l'autostima sale. Quando l'autostima è alta, il testosterone si alza, vi sentite bene, realizzati. Poi mi sento realizzato non solo con la palestra, ma anche con tutto quello che mi sta intorno, perché un uomo ad alto testosterone, un uomo alfa, deve coltivare la ruota della vita. La palestra è uno spicchio, poi ci sono tutti gli altri spicchi che vanno curati, quindi sentirsi realizzati in ogni spicchio, in ogni aspetto della vita, porta a una migliore autostima, un automiglioramento, un'autostima, non un automiglioramento, porta a una migliore autostima perché sentirsi realizzato in ogni aspetto ci fa sentire bene, ci fa sentire uomini. Ci fa sentire forti, ci fa sentire sicuri e questo ci dà un senso di benessere, di rilassamento e di forza. E questa forza noi la useremo per nuovi obiettivi. Quindi un uomo che non si ferma mai, che va avanti, sempre, sempre, sempre. La motivazione alimenta motivazione, il successo alimenta successo. A volte anche il fallimento può aumentare il successo, ma questo è un altro tema, ma
anche i fallimenti, se usati, portano al successo. Quindi la sempre una scalata in alto, ok? Siamo tutti comunque partiti dal basso. Questo è poco ma sicuro. Quindi questo è il video dei 193, quindi 3 kg in più di squat con la prima settimana di ciclo ABCD su un soggetto allenato da 15 anni come me, che ha fatto le cose fatte bene. E guardate attentamente quanto meno è stato sofferto, eh? Però ne ho fatti neanche un tentativo solo, ne ho fatti due. Il primo non ero contento perché sono andato su troppo veloce e ho detto al mio compagno di allenamento: no, lo rifaccio. Mentre la settimana scorsa, un tentativo, il secondo sarei rimasto schiacciato. Quindi vedete adesso che li ho fatti molto meglio, ma ho ripetuto, ve li faccio vedere, quello che ho fatto ieri, tutti e due i tentativi, il primo più veloce, il secondo più lento, ma tutti e due fatti con meno fatica e con 3 kg in più rispetto ai 10 giorni prima del video che avete appena visto. Andiamo. La concentrazione per 192, 193 addirittura. Bene ragazzi, allora avete visto le esecuzioni delle due singole isocinetiche, ditesi isocinetico quando il movimento è fatto all'allentatore. Adesso vi farò vedere altri squat, un video dove ho inserito varie sequenze di squat, tra cui anche le negative che mi chiedete sempre, delle negative fatte in ABCD. Le negative che vedrete sono con 235 kg dell'anno scorso, le ho rifatte la settimana scorsa con 230 perché, come vi ho detto, poi ho avuto problemi con le ernie e adesso sto recuperando bene i carichi, quindi alla grande diciamo, perché le ho fatte molto bene. Vedrete nel video che vi farò vedere i due assistenti che mi danno una mano a fare le negative, perché sennò è da spaccarsi, anche a scaricare i pesi, ricaricare non è una cosa fattibile. Soprattutto per chi mi chiede di intraprendere questo metodo, vi esorto a contattarmi perché è un metodo che va definito e anche che funziona solo su determinati soggetti predisposti o che hanno un'anzianità di allenamento tale da permettergli di affrontare un allenamento del genere. Comunque, nel video che seguirà vedrete le negative, vedrete uno squat normale con 180 kg, 178 per la precisione, poi vedrete anche degli affondi bulgari, che questo esercizio qui aiuta molto nello squat, mi ha aiutato molto perché lavora una gamba alla volta, quindi tutto ciò che va a rinforzare un anello debole, nel mio caso la gamba sinistra, perché ha un arto più debole rispetto al destro, quindi con gli affondi bulgari andiamo a dedicare lavoro diretto alla gamba che lavora meno e non si fa leg extension, non si fa, si fa un esercizio che assomiglia molto allo squat a una, cioè a uno squat a due gambe. Qual è il migliore esercizio? Siccome lo squat a una gamba non si può fare, l'affondo bulgaro è quello che più ci assomiglia. E vi dico che l'affondo bulgaro mi distrugge ogni volta, peggio degli squat, però aiuta molto negli squat, nella prestazione degli squat, perché va a potenziare l'anello debole che solitamente è un arto, oltre a far lavorare anche altri muscoli. E lavorare un arto per volta non è una cosa difficile, non è una cosa facile. Poi nell'altra sequenza vedrete anche
il pin squat, che è praticamente appoggiare il bilanciere nei fermi bassi del rack, che si può appunto regolare a varie altezze in base al vostro sticking point. Cos'è lo sticking point? Cioè il punto di incollaggio, il punto difficile dell'alzata, che varia da individuo a individuo, ma mediamente è appena sopra la parallela o sotto la parallela. Io ho molta forza sotto quando sono schiacciato, perché questo non servono insegnanti di ingegneria meccanica eccetera eccetera, ingegneria quantistica, tutte ste cagate qui. Questo è quello che penso io. Quando il corpo è schiacciato in giù, avendo le gambe molto lunghe, è come una molla. Più le gambe sono lunghe, più la forza elastica, più sono compresse, e tanto più sono lunghe, più sarà la forza elastica in risalita. Ma appena sopra quei 5 cm, quindi dal momento in cui vengono schiacciate al massimo con il culo a terra, avrò un vantaggio in quei 10 cm. Perché? Perché sono molto lunghe, molto compresse, quindi resistono molto contro il carico, e appena le rilasci, bam, esplodi come una molla madura questo giochino, 10 cm. Infatti io sono molto forte sotto. Poi appena supero quella linea e mi alzo appena sopra la parallela, lì vado in deficit del movimento, e quindi ho proprio difficoltà appena sopra la parallela. È proprio nel punto in cui devo sporgermi in avanti, buttarmi un po' in avanti con la schiena, che è normale, e lì ho una leva sfavorevole. E infatti io imposto molte volte i fermi anche quando faccio il box squat, che è un'altra variante, che si mette una seggiola sotto, un box appunto, che va proprio a lavorare questa posizione sfavorevole. Anzi, vi metto anche adesso un video del box squat oltre agli altri. Allora, i pin, si appoggia praticamente il bilanciere sulle sbarre di sicurezza, e si ferma il bilanciere. Non è che parto con rimbalzo come fanno tutti, cazzo, mi fermo, perché dovete sempre far più facile, fate più difficile, vi fermate sui pin, poi ripartite e salite. Mentre il box squat è diverso, mi accoscio su un box col sedere, rimango fermo 2 secondi e poi riparto su, è di un movimento diverso. Però tutti e due aiutano a sviluppare esplosività nel punto basso e migliorare la parte difficile dell'alzata dove avete il deficit. Quindi vi farò vedere anche queste varianti. Poi ci sarebbe da parlare anche dell'attrezzatura, quindi la cintura e le ginocchiere. Comunque sia, questi due supporti aiutano molto e danno qualche chilo sicuramente. Io li utilizzo con parsimonia, li utilizzo solo con carichi superiori all'80%, ok? Sotto no, cerco di lavorare il core, gli addominali, la bassa schiena, con molto lavoro diretto anche per la bassa schiena e anche per gli ischiocurali, quindi tutta la parte posteriore delle cosce, che ho visto questo tipo di lavoro diretto mi ha aiutato molto a migliorare lo squat. Per completare l'opera servirebbero anche dei macchinari come la reverse hyper, ok, che sarebbe le iperestensioni inverse, quindi invece di flettere la schiena in avanti come le tradizionali iperestensioni, si flettono le gambe e la schiena in un movimento a pendolo, ok? Molto bel movimento. Dicono chi ha ideato questo macchinario, che è Louis Simmons, che è il pioniere della West Side Barbell, appunto un metodo di scuola americana che poi alla fine è stato ripreso da un metodo russo coniugato, ok, dove si coniuga vari tipi di esercizi, sforzo dinamico e sforzo massimale, ma questo è un altro tema. Ha ideato questa macchina, lui dice, secondo Simmons, che aiuterebbe anche a favorire il passaggio del liquido sinoviale, ossia quel liquido che lubrifica le vertebre, no? Quindi con la reverse hyper andremo ad allontanare le vertebre una dall'altra, in maniera da, oltre ad ossigenare i dischi con rilascio, diciamo col distanziamento vertebrale, il disco si ossigena e quindi anche il dolore viene defluito, perché se c'hai un'ernia appunto il disco è compresso e, scusate, le vertebre sono avvicinate così
è il disco appunto che sta tra le due vertebre compresso. Utilizzando questo macchinario è un po' come fare anche, e non so se avete mai visto quell'esercizio in cui rimanete appesi come un salame a testa in giù, ecco, è molto benefico perché appunto vi distanzia le vertebre, voi siete distesi, attaccati in cima nei piedi, su una panca, no? Con i piedi attaccati in cima, testa in giù, e i dischi appunto si distanziano perché la forza di gravità crea appunto una forza che decomprime i dischi, e questo aiuta molto. La reverse hyper con il movimento va a decomprimere i dischi e aiuta a far scorrere meglio questo liquido, o comunque ad ossigenare i dischi e anche ad allentarli, e questo porta beneficio per chi ha delle ernie come me, oltre a far lavorare tutta la catena posteriore in maniera egregia. Quindi un bel macchinario che andrebbe sicuramente comprato e utilizzato per migliorare lo squat e anche per la salute della schiena, tant'è che la scuola della Westside lì vanno matti per questo tipo di lavoro, del reverse hyper abbinato a tutti gli altri macchinari che hanno, glutam raise e tantissime altre varianti che utilizzo spesso nei miei allenamenti a rotazione. Secondo la loro teoria, quando appunto ci si installa con un esercizio bisogna cambiarlo, ed ecco che loro appunto ruotano molto gli esercizi, ecco, e anche per non stressare troppo il sistema nervoso. Però queste sono scuole di pensiero un po' estreme che bisogna vedere, anche valutare bene, essendo che noi siamo natural ed essendo che non facciamo gari powerlifting, ma tuttavia sono delle scuole di pensiero che vanno analizzate, contestualizzate e diciamo estrapolate delle informazioni che poi possono essere comunque adattate, contaminate, e possono essere adattate per contaminare il proprio allenamento, ecco come faccio io, e alla fine è proprio questo il metodo che funziona, è quello fatto su misura. Bene ragazzi, adesso andiamo avanti con i video, ci vediamo al prossimo video. Top cross. Dai che se Venere, fighe a nastro! We'll be right back.
uno, due, tre. Su, via. Dai che svenare! Fighe a nastro! Ok, dai! Quante spini prima vogliamo questo di qui? Ok, solo uno, due, su! Il muscolo ha detto: Cristian, vaffanculo, ciao. Grazie dell'aiuto. Bella. Labyrinth.